Tra le tante cose annunciate durante il Pokémon Direct riguardante i DLC di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, è indubbio che le nuove forme alternative di Moltres, Zapdos ed Articuno abbiano catalizzato l'attenzione e lo stupore dei fan. E non lo hanno fatto solo perché questi Pokémon hanno 25 anni e sono ormai diventate icone di questo brand, ma anche perché segnano un avvenimento mai riscontrato all'interno della serie videoludica di Pokémon. Mega evoluzione di Mewtwo a parte, infatti, non era mai capitato che dei leggendari acquisissero una forma alternativa al di là di quella che era la loro generazione e la loro regione, presentando ai nostri occhi una situazione completamente nuova e proprio per questo difficile da codificare. Non solo si sta lentamente corrodendo l'ideale di Pokémon leggendario che un tempo avevamo, per intenderci quello del Pokémon unico nella sua specie, ma si fa pure difficoltà a capire se essi siano o meno delle effettive forme Galar. L'assenza pressoché totale di informazioni a riguardo, però, unita anche alla non presenza dei tradizionali uccelli leggendari all'interno delle nuove tane presenti nella Landa Corona, fa pensare che il mistero sia molto più fitto di quanto non traspaia all'apparenza. Detto questo, oggi in questo nuovo video non mirerò tanto a svelare i loro segreti, quanto piuttosto cercherò di approfondire la loro origine, per così dire, mitologica. E sarà proprio a partire dalle mie conclusioni in merito che tenteremo di abbozzare qualche conclusione su quale possa essere il ruolo di questi Pokémon nei DLC e soprattutto a cosa si debba la loro trasformazione. Eppure, prima di discorrere dei tre uccelli leggendari di Galar, occorre sistemare un altro trio e più tardi capirete bene il perché. Per ora non vi ponete troppe domande a riguardo, ma gradirei parlarvi di Xerneas, Yveltal e Zygarde. Detto ciò, vi do il benvenuto in questa nuova e ultima, almeno per ora, teoria sui DLC di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Come probabilmente già saprete, Xerneas, Yveltal e Zygarde sono da sempre stati ricondotti agli animali che popolano l'Yggdrasil, il mitico albero cosmico di cui ci narra la mitologia norrena. Nello specifico, Xerneas rappresenterebbe i cervi Daind, Valin, Duneir e Durapror che saltano tra i rami dell'albero. Yveltal trarrebbe ispirazione dall'aquila appollaiata sulla cima di Yggdrasil e Zygarde sarebbe riconducibile alle serpi che ne tormentano le radici. Il fatto che io abbia però utilizzato il condizionale dovrebbe suggerirvi che non condivido questa visione e infatti quest'ultima presenta grossi problemi. In primo luogo, i quattro cervi a cui è ispirato Xerneas e l'aquila da cui trae ispirazione invece Yveltal non sono assolutamente in contrasto tra di loro, anzi. Entrambi attingono ad elementi positivi che si riscontrano nell'ordine cosmico rappresentato dall'Yggdrasil. Se Daind, Valin e compagnia sono ricondotti alle forze vivificanti, visto il loro simbolismo che li connette al sole, l'aquila sulla cima di Yggdrasil rappresenta la conoscenza, che è proprio custodita dall'albero cosmico. Eppure noi sappiamo che se una descrizione di questo tipo a Xerneas calza a pennello, per Yveltal il discorso è opposto. Xerneas è generatore di nuova vita, è il Pokémon creazione, mentre Yveltal è portatore di morte, è il Pokémon distruzione. Non è un caso che quando periodicamente Xerneas e Yveltal rispettivamente rilasciano e assorbono energia vitale, il primo si vada a ritirare all'interno di una foresta sotto forma di albero, in un luogo che notoriamente brulica di vita in una forma a cui il cervo stesso è ricondotto simbolicamente, dove l'altro, contrariamente al primo, si ritira tra le montagne dove la vita fatica a sbocciare. Ricordiamo che essi fanno ciò ciclicamente e che verosimilmente prima Yveltal distrugge la vita che è presente in quel momento nel mondo e successivamente Xerneas ne ricrea una completamente nuova. Ora, affinché questo equilibrio tra Xerneas e Yveltal non ricada a favore di uno o dell'altro, vi è una terza figura che, come ben saprete, funge da equilibrio tra i due. E tale figura è ovviamente Zygarde. Ma aspettate, allora anche con Zygarde c'è un problema riguardo alla sua interpretazione che lo collega all'Yggdrasil. Perché le serpi che giacciono ai piedi di questo albero ne rodono le radici, ma la figura di Zygarde non è affatto una figura negativa, semmai è una figura neutra e neutralizzante. Qualora vi fosse una minaccia per l'ecosistema, e dunque qualora vi fosse una prevalenza di vite e di morte, o se preferite di Xerneas o Yveltal, il Pokémon entrerebbe in azione, di fatto salvando il mondo. Ora capirete bene che alla luce di ciò che abbiamo detto, l'interpretazione precedente di Yveltal, Xerneas e Zygarde non regge. Se con Xerneas probabilmente non ci si sbaglia nell'associarlo ai cervi dell'Yggdrasil, Yveltal più che conoscenza è caos e Zygarde più che caos è equilibrio. Proviamo allora ad ascrivere meglio all'interno della mitologia norrena tanto il Pokémon distruzione quanto il Pokémon equilibrio. Piccola premessa, nella mitologia norrena vi sono principalmente due forze: l'ordine propugnato dagli dei e riconducibile all'Yggdrasil e il caos, incarnato nelle figure dei giganti dai quali gli stessi dei tecnicamente provengono. Posto allora, come abbiamo detto, che Xerneas è ordine e Yveltal è caos, allora la figura che ispira Yveltal dovrebbe essere un gigante.
gigante. Ebbene, un gigante che assume la forma d'aquila esiste ed il suo nome è Resdaq. Un essere che incarna il soffio del vento e che lo muove con le sue ali e il cui nome significa letteralmente inghiottitore di cadaveri. Dando così anche una spiegazione più profonda alla mossa peculiare di Veltal, ossia ali del fato, che in italiano è stata ammorbidita in questo modo, ma che se tradotta letteralmente dal giapponese risulterebbe ala della morte. E a proposito di Resdaq, guarda caso in una serie come Fire Emblem, che trae molto dall'ambiente nordico, in particolare l'ultimo capitolo, ossia Fire Emblem Three Houses, il cognome di Edelgar, House Leader delle Aquile Nere, è proprio Resdaq. E sarà proprio la giovane portatrice di questo cognome ad associarsi durante il corso delle varie run che Fire Emblem propone delle forze oscure per raggiungere i suoi obiettivi. Ora, se questo è Veltal, una creatura finalmente davvero in antitesi con Xerneas, Zygarde deve essere una sorta di mediatore tra quel principio di creazione del primo e quell'istinto di distruzione del secondo. Non solo, ma almeno in linea teorica dovrebbe mediare anche tra ordine e caos e dunque in un certo senso essere figlio di entrambi. Già, ma chi è Zygarde? Non dimentichiamoci che di esso esistono tre forme. Una forma 10% dai tratti lupeschi, una forma 50% dalle sembianze di un serpente e infine una forma 100% dall'aspetto umanoide. Ciò vuol dire che occorre trovare o una figura in grado di assumere questi tre aspetti o in alternativa tre creature differenti ma tutte e tre accomunate dal fatto di essere intermediari tra gli dei e i giganti e dunque tra l'ordine e il caos. Guarda caso, nella mitologia norrena vi sono tre fratelli che rispondono a queste caratteristiche. Dall'unione tra Loki, un dio anch'egli figlio di una dea e di un gigante ed una gigantessa, nacquero tre figli: Fenrir, un lupo, Hormungandr, un serpente, e infine El, una donna. Tra i tre è sicuramente più illuminante l'ultima, soprattutto se posta in relazione con la forma 100% di Zygarde. Essa infatti è la dea dei morti, ma non solo. Nel tempo è infatti anche stata considerata la dea madre terra, colei in grado di sfamare gli affamati. E a riprova di ciò anche il suo aspetto riconduce a quel suo oscillare tra la vita e la morte, con una parte del corpo completamente annerita dalla tumefazione. Un dettaglio, guarda caso, riportato anche sulla forma 100% di Zygarde. Ed ironicamente, quasi poeticamente oserei dire, Zygarde in Pokémon XY è incontrabile nella Terminus Cave, la grotta che in italiano abbiamo tradotto come grotta climax, ma che in inglese fa riferimento al capolinea e dunque fa riferimento alla morte. Non sorprende allora che della grotta climax si racconti nei videogiochi che in fondo ad essa vi è un fantasma, quando invece quest'ultimo non è nient'altro che Zygarde. E infine, come se non bastasse, questo essere sul proprio corpo presenta due escrescenze che richiamano i colori tanto di Xerneas e dunque della vita, quanto di Veltal e dunque della morte. Un mediatore, dunque, tra la vita e la morte, esattamente come El oscilla tra questi due concetti, esattamente come quello spettro di cui ci viene narrato all'interno dei giochi, si trova in una condizione di bilico tra il vivente e il non vivente. Abbiamo dunque ricondotto Xerneas, Veltal e Zygarde ad un quadro più coerente. Xerneas è la vita ed è una forza dell'ordine, ed è ispirato ai quattro cervi che saltano tra i rami di Yggdrasil, che è esso stesso fonte di vita. Veltal è la morte e dunque il caos, traendo spunto da Resdaq, il gigante che inghiottisce cadaveri e il cui vento è scaturito dal battito di ali, mentre Zygarde è quella forza che la vita e la morte li tiene in equilibrio, e la sua fonte di ispirazione sono i figli di Loki, ossia Fenrir, Hormungandr ed El. Il tutto sembra riportarci a Ragnarok, a quell'eterno conflitto che viene nella mitologia norrena tra l'ordine e il caos, richiamato dal ciclico risveglio di Veltal e dalla sua distruzione e dalla conseguente ricreazione di Xerneas avvenuto più di 800 anni fa. Un conflitto che su questo canale abbiamo imparato a identificare da un lato con Arceus e dall'altro con Eternatus, ma che allo stesso tempo, come abbiamo detto, si ripropone costantemente in ogni angolo del multiverso Pokémon. E allora quello tra Xerneas e Veltal non è nient'altro che un minuto conflitto che trae origine dal sommo conflitto tra la creatura originaria e il gigante originario. Non credevo di metterci così tanto, ma permettetemi di spiegarvi perché tutta questa attenzione verso la sesta generazione. Ho fatto questa lunga rivisitazione di Xerneas, Veltal e Zygarde non tanto per convincermi di questa mia tesi, quanto per un obiettivo ben specifico: liberare l'Yggdrasil dai Veltal. Quando ad inizio video, dopo avervi parlato di Zapdos, Moltres e Articuno e l'albero attorno al quale questi sembrano ruotare, vi ho citato l'Yggdrasil, qualcuno di voi potrebbe aver fatto 2 più 2. A voi dico che sì, ci avete visto giusto. Ma occorreva sistemare i Veltal, che occupava abusivamente quell'albero, per potervi collocare i tre uccelli leggendari di Galar. Già, perché curiosamente sulla chioma dell'Yggdrasil non ha sede solo l'aquila che ho citato parlando di Veltal, ma pensate un po', ben 3 uccelli. Sulla testa dell'aquila risiede un falco la cui vista è incredibilmente potente, mentre un gallo d'oro dalla vetta dell'albero cosmico annuncerà quando sarà necessario il
crepuscolo degli dei. Casualmente Articuno pare riporre il proprio potere negli occhi mentre Zapdos ha assunto una colorazione dorata. Non solo, ma Yggdrasil è anche un albero sempreverde. Le sue foglie non cadono mai con il passare delle stagioni e i suoi frutti saranno sempre salutari e medicamentosi. Durante la Pokémon Direct ci viene detto che questo albero, durante le nostre avventure all'interno della Landa Corona, potrebbe apparirci in luoghi che a prima vista sembrerebbero non appartenergli. E questo probabilmente perché, a differenza dell'ambiente circostante che cambia e muta con il passare dei climi e con il passare delle stagioni, quest'albero non sfiora e rimane sempre nella sua rigogliosa bellezza. Una bellezza e una rigogliosità che deve necessariamente essere impregnata in un qualche modo di un potere magico. E allora, se proprio vogliamo dire qualcosa in più riguardo a questo albero, facciamolo. In accordo con molte teorie già proposte, in particolare faccio riferimento alla teoria esposta da Saidonia di Pokémon Millennium e da miei studi personali riguardanti la mitologia norrena, deduco anch'io che sì, l'albero legato a Moltres, Zapdos e Articuno visto nel Direct è verosimilmente collegato in un qualche modo anche a Calyrex, il Pokémon leggendario del quale nel corso delle nostre avventure scopriremo la storia. Yggdrasil difatti assomma in sé i tre stadi principali del tempo, sia passato, presente e futuro, e casualmente Calyrex è in grado di vedere tutti e tre questi elementi. L'albero cosmico si chiama così perché è custode della sapienza cosmica e Calyrex ne attinge, così come fece Odino, che da questo albero trasse poteri magici. E a questo punto, se dovessimo trovare una spiegazione al cambiamento di Moltres, Zapdos e Articuno avvenuto a Galar, beh, credo che non dovremmo molto allontanarci da questo albero magico e soprattutto non dovremmo allontanarci da Calyrex. Peraltro, all'interno di quello che sembra essere l'edificio principale della Landa Corona, forse a giudicare dalle corone al suo interno, l'antica regia di Calyrex, vi è un albero le cui foglie sono però andate irrimediabilmente perdute. Ammesso, come già detto, che quel luogo possa essere l'antica regia di Calyrex, allora forse quell'albero era l'originario Yggdrasil. Il regno di Calyrex deve essere crollato quando una forza caotica ha avuto abbastanza potere da far sprofondare nel dimenticatoio e nei ghiacci quell'antico regno, portando Calyrex a creare in luoghi inospitali e brulli un nuovo Yggdrasil, ma senza poter mai recuperare quel suo antico potere sulle terre di Galar. Fu forse la notte oscura, l'evento caotico per eccellenza, a porre termine al regno di Calyrex. Fu Eternamax che divise l'antico regno di Calyrex e la nuova monarchia di Galar. Chissà, forse in fin dei conti il mio discorso inizio video non è stato così tanto distaccato dalla realtà dei fatti. Forse non siamo così lontani da Xerneas e Yveltal. Forse non siamo così lontani da quel conflitto che abbiamo visto in una sua versione a Kalos. Ciclicamente un ordine si decostituisce e successivamente si riforma in nuove forme. E allo stesso modo la morte prevarrà sempre sulla vita, ma quest'ultima si riorganizzerà in nuovi esseri. E lo farà ciclicamente, come vuole il Ragnarok, come vuole la mitologia norrena e forse, in fin dei conti, come vogliono le nostre esistenze. Bene ragazzi, io spero che questo video molto mitologico vi sia piaciuto. Fatemi sapere con un bel like, un commento, un'iscrizione al canale se è così. Io vi invito per il resto a passare dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.